Bella a tutti, regà. Qui è Miro ed oggi siamo qui con il secondo video. Come vi ho già detto nel video che ho pubblicato stamattina, di cosa andrò a parlare adesso? Andrò a parlare del trasferimento di Nicolò Giannetti. Sembrava impossibile, ma l'antico vaso è stato portato in salvo. Nicolò Giannetti, se ne va dal Cagliari, non se ne va definitivamente, ma se ne va con un prestito con diritto di riscatto. Se ne va al Livorno, quindi andrà a giocarsi la Serie B con il Livorno, e se devo essere sincero sono felice di questo trasferimento, non tanto perché Giannetti è scarso, perché io lo continuo a ripetere da sempre, a me Giannetti è un giocatore che piace, però è inutile negarsi il fatto che negli ultimi tempi, specialmente secondo me, è stata fatale la partita di Genoa, la prima partita di Genoa 2 anni fa, non si è più ripreso, non, per adesso, non so se lo sarà mai, ma per adesso non è un attaccante che può affrontare in una maniera abbastanza decente la Serie A, e quindi secondo me è giusto mandarlo in Serie B, anche perché spero che possa ritrovare il suo spazio, possa migliorarsi ancora di più e magari possa ritornare e affrontare decentemente la Serie A. Andrà a Livorno? Ah, ragazzi, io non so le cifre precise di questo affare, quindi diciamo parlo anche con un po' di ignoranza. Andrà a Livorno e sono contento. Sono contento, sono veramente contento, perché io mi ci sono veramente affezionato a Giannetti, perché cose mie, nel senso, mio cugino ha abitato per un paio d'annetti a Siena, io mi ci sono affezionato a Siena, una bella città, ci sono andato pure a vedere il Cagliari, un Siena-Cagliari 0-0, e diciamo l'ho preso in simpatia poi a lui, perché essendo sienese mi è andato particolarmente simpatico. L'avevo già notato ai tempi del Siena, perché lui, se non mi sbaglio, esordì o in Serie A o in Serie B col Siena, e non fece per niente male, non fece per niente male, e c'è sempre stata questa simpatia nei suoi confronti, però con noi, a parte la Serie B, non ha fatto praticamente niente, quindi secondo me è giusto mandarlo via, è giusto, anche con un prestito con un diritto di riscatto. Io avrei usato addirittura il prestito biennale con diritto di riscatto, simile a quello di Mianghè, però comunque la società ha pensato fosse giusto mandarlo via per un solo anno. Vedremo se poi effettivamente ritornerà al Cagliari oppure il Livorno eserciterà questo diritto di riscatto. Tutto starà nel vedere come giocherà questa stagione Nicolò. Io gli faccio i miei migliori in bocca al lupo, perché secondo me se lo merita. Poi ve l'ho detto, c'ho sta simpatia verso Giannetti e spero che riesca a sbloccarsi, perché secondo me il potenziale ce l'ha, e pian piano il tempo passa, c'ha già 27 anni, quindi deve incominciare veramente a dimostrare qualcosa, ma un qualcosa che sia concreto e non fuffa. Detto questo, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate del trasferimento di Giannetti, e noi ci becchiamo in un prossimo video.